Buonasera, siamo con l'assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Abbadia San Salvatore, Roberto Pechini. Buonasera Roberto. Buonasera Marco. Allora Roberto, ci conosciamo da tanto tempo, ci possiamo chiamare anche per nome di battesimo. Giornate un po' complesse, mettiamola così. La scelta di quest'oggi, tarda mattinata, è stata quella da parte della giunta di annullare la festa d'autunno per l'evoluzione che è stata nelle ultime ore, da ieri sera, possiamo dire, da ieri, di questa pandemia. Allora, che è tornata a riaffacciarsi, non c'è da creare allarmismi, però una scelta andava fatta. Se ci spieghi un attimino come siamo arrivati a questa conclusione. Sì, allora praticamente noi abbiamo sempre detto che monitoravamo diciamo sempre la situazione epidemiologica e quindi tutto quello che facevamo era in relazione a questo. Quindi ieri si sono susseguite le notizie di queste positività. Questa mattina abbiamo riunito il tavolo di crisi e abbiamo deciso praticamente che era meglio evitare ogni tipo di motivo di ulteriore assemblamento e quindi abbiamo deciso di annullare la festa, sia per questo fine settimana, sia anche per il prossimo fine settimana. Ecco, quindi tutte le iniziative che facevano riferimento alla festa direttamente organizzate dall'amministrazione con Proloco, Terzieri e Museo Minerario, metto i principali attori, poi ovviamente anche le attività imprenditoriali, immagino, commerciali e turistiche erano parte dell'organizzazione, sono state annullate. Apro velocemente una parentesi, Roberto, visto che è anche una notizia e arrivano tanti comunicati, il passaggio della Francigena, ovvero della passeggiata che da Siena porta Acqua Pendente, che quest'anno veniva proprio, passava da Abbadia a San Salvatore, passerà comunque? Sì, allora l'ultramarathon è comunque un evento che è stato confermato perché comunque è stata valutata, diciamo, la struttura dell'iniziativa e quindi evidentemente è risultata, diciamo, congrua e confacente con quelle che sono le normative vigenti. Quindi da quel punto di vista abbiamo, diciamo, deciso Di lasciare le cose come erano, Lasciare le insomma. cose come sono, insomma, quindi sì, l'ultramaraton passerà tranquillamente, insomma, potrebbe. Ecco, ricordiamo che era un passaggio dal centro storico, da davanti all'abbazia, dove c'è appunto un riferimento della Francigena, c'era il saluto con una fiaccola accesa, se ricordo bene. Quindi anche un momento promozionale. La fiaccola non accesa, ma la fiaccola Ah, come ecco. simbolo, diciamo, delle fiaccole, lì i partecipanti faranno il timbro praticamente quello che insomma è Sì. canonico per queste iniziative e faranno una foto e chi vorrà lasciare la propria mail riceverà la foto diciamo come ricordo del passaggio ad Abbadia San Certo. Salvatore. E questo spazio viene gestito chiaramente dai fiaccolai e quindi anche questo chiaramente è stato confermato relativamente però soltanto al passaggio dell'ultramaraton che si stima da sabato verso le 23, 22, 30, 23 fino alla mattina intorno alle 8, insomma il passaggio degli ultimi partecipanti. Bene, bene. Allora mi specificano che i principali Comune e Proloco relativamente all'organizzazione. Allora, torniamo alle motivazioni. Possiamo fare il punto, non so se è possibile farlo con te, l'evoluzione anche all'interno dell'istituto di eventuali ordinanze, se come è un po' la situazione ad Abbadia San Salvatore, sai bene perché è stato visto anche su questo canale. C'è stato un intervento anche di altre amministrazioni pubbliche, insomma del sindaco Luigi Pagaggini, che ha richiamato un po' il discorso a prendere un'iniziativa un po' comune su questo. Io cerco di riassumere. Vediamo ora il punto però della situazione sanitaria senza creare allarmismi, perché non ce n'è Assolutamente, motivo, tra l'altro. perché non ci Allora. sono, diciamo, le ragioni per creare l'allarmismo. Allora, intanto sì, una specifica corretta è quella che, diciamo, i principali attori dell'organizzazione della festa, chiaramente oltre all'amministrazione, è stata la Proloco. Quest'anno i Certo. terzieri, giustamente, hanno
deciso, ma di concerto con l'amministrazione, di non aprire se ci fosse stata la festa, quindi di non aprire le cantine, ma avevano reso il paese comunque, diciamo, addobbato, anche perché chiaramente c'era il passaggio dell'ultramaraton, ma anche per rendere il paese, diciamo così, consono a quella che era comunque la festa. Quindi io nei miei comunicati ho comunque sempre ringraziato la Prologo in primis, ma anche i terzieri, ma tutti gli attori effettivamente che poi a cascata sono in realtà un po' quelli che dicevi te. Sì, allora la situazione essenzialmente è che si sono trovate queste positività in una classe dell'ITIS. E chiaramente, essendo ragazzi, hanno avuto, diciamo, un'attività nel fine settimana, diciamo, classica di quello che è per i ragazzi, e quindi evidentemente, diciamo, le istituzioni stanno ricostruendo i percorsi, stanno facendo tutto quello che serve per capire, insomma, quali saranno le disposizioni future, quindi i tamponi, le ordinanze di quarantena, eccetera. Però sostanzialmente, ecco, sebbene la situazione cambia lo scenario, perché noi siamo stati per tanti mesi, insomma, senza avere positivi, insomma, ad Abbadia, ecco, oggi lo scenario cambia, insomma, questo è il primo motivo per cui la festa non viene fatta. Comunque l'attenzione ci deve essere. In più è stata fatta un'ordinanza da parte del sindaco che anche l'istituto, ora, per far sì che, insomma, si facciano tutti quegli atti che dovuti, rimarrà chiuso, ma non l'attività didattica, che sarà fatta non in presenza, ma con le forme, diciamo così, solite, tramite, insomma, i vari portali, eccetera. Però, ecco, la scuola, ha bisogno, insomma, di fermarsi un attimo come struttura per la sanificazione. E poi per aspettare un attimo quelli che saranno le risultanze dei tamponi che sono stati predisposti. Quindi questo è quanto. Per il resto, diciamo, chiaramente tutto l'aspetto ludico del paese è stato bloccato, anche la stessa giostra, insomma, abbiamo deciso di fermarla. Poi, ecco, questo non deve sembrare un lockdown, nel senso che la vita poi chiaramente continua nella normalità, nei posti di lavoro, rispettando in maniera forte quelle che sono le normative, le regole, quindi la mascherina assolutamente, il distanziamento, tutte le solite cose che ormai sappiamo da tempo. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Sì, che poi questo è un po' anche il contenuto che era nel comunicato stampa diramato oggi Sì, con questa sua dichiarazione, che l'hai ripresa in questo momento intorno all'una e qualcosa. E il punto della scuola è importante, mi comprenderai, perché è un istituto superiore, coinvolge molte comunità della montagna e non solo, e soprattutto c'è questo continuo scambio, non solamente sulla montagna, ma ci sono molti ragazzi che vanno anche fuori a scuola, tornano nelle proprie abitazioni, nei nostri comuni, quindi come verrà affrontato un po' il tutto, perché veramente questo virus, senza creare allarmismo, ripeto, però una caratteristica là, si diffonde in maniera veramente veloce. Fortunatamente la maggior parte è asintomatica e questo può essere, è un vantaggio da una parte e uno svantaggio dall'altra. no, allora il primo atto dovuto fatto dall'amministrazione, quindi dal sindaco, di concerto anche con la dirigente, è stato quello di prendere il provvedimento di chiusura. Poi tutto il resto è rimandato alle autorità sanitarie, che naturalmente stanno svolgendo tutte le indagini del caso e hanno predisposto i tamponi. Quindi per questa settimana, diciamo che l'istituto in presenza non farà attività didattica. Le valutazioni sono giornaliere, nel senso che poi man mano che arriveranno i risultati dei tamponi si delineerà un quadro della situazione in un verso o nell'altro, e chiaramente ci imporrà la presa di ulteriori decisioni. Attualmente, ecco, abbiamo concordato appunto, le autorità sanitarie che questa settimana l'istituto dovrà rimanere, diciamo, chiuso come struttura, ma non come attività didattica, come dicevo prima. E
ragionevolmente io spero e credo che a metà settimana avremo il risultato di tutti i tamponi che saranno fatti e quindi lì potremo avere, diciamo, il quadro delineato, il quadro della situazione in maniera più netta. Sì, anche perché sappiamo che ci sono dei giorni di incubazione, quindi dobbiamo un po' vedere quello che accadrà. Una domanda, se è possibile rispondere, ovviamente. A livello di attività commerciale e così via, ci sono dei riscontri, visto anche il fatto che molti potrebbero avere questi ragazzi alla scuola? Insomma, sono domande che per capire un po' quello che ma diciamo che avvenire. Le attività coinvolte sono state tutte contattate, è stato fatto tutto quello che il protocollo di bonifica, insomma, dei locali, e quindi il personale è stato sottoposto, sarà sottoposto veramente al tampone, ma ecco, su quell'aspetto la situazione è assolutamente tranquilla e lineare, quindi non ci sono particolari criticità e niente, da questo punto di vista tutto procede nella massima regolarità. L'auspicio è evidentemente che queste positività rimangano le uniche, insomma, quindi speriamo che sia così, poi vedremo, insomma, nel proseguo dei giorni e della settimana. Bene, grazie Roberto, ricordo che inizierà dalla prossima settimana, potrà essere, ci sono delle turnazioni secondo il cognome alla Casa della Salute, anche il discorso legato al vaccino contro l'influenza, quindi è un meccanismo che dovrà convivere, affrontare, cercare di fare tutti il nostro meglio. Io come amministratore, come ho detto in precedenza e anche in altre occasioni, auguro veramente una gestione del tutto positiva. Ricordiamo che siamo tutti una grande comunità e che dobbiamo assolutamente, innanzitutto i cittadini insieme con gli amministratori, metterci del nostro, perché altrimenti rischiamo di rincorrere le parole e il virus va sempre più avanti di noi. Questo è un po' il discorso. Quindi Su questo è un appello come giornale che faccio senza assolutamente un po' condivido pienamente, insomma, e sai perfettamente come questo sia un argomento che per me è particolarmente caro. Mi sento davvero cittadino di due comunità, anche perché lo sono in realtà, e quindi da questo punto di vista mi sembra ovvio. Cerchiamo onestamente delle sinergie anche dal punto di vista amministrativo, chiaramente con più o meno successi, diciamo. Credo che i rapporti vadano comunque coltivati, e quindi io auspico veramente che queste due amministrazioni poi, insomma, riescono a prima o poi ad avere una sinergia completa, perché condivido il fatto che Piancastagnaio e Abbadia sono di fatto una comunità, ci mancherebbe altro. Occorrerebbe tutti, credo, fare mezzo passo indietro poi per farne due o tre in avanti, insomma, da questo punto di vista. Allora, permettimi la battuta, chiamiamoci tutti per nome. So che ti chiami Roberto, io mi chiamo Marco, e ci chiamiamo Abbadia San Salvatore e ci chiamiamo Piancastagnaio. Questo è un po' il punto. Ovviamente c'è un po' di polemica, questo va anche accettato, però l'importante è darci da fare tutti, essere consapevoli e coscienziosi che poi le cose da fare sono poche in realtà. Basta metterci almeno a livello di tutela personale, che poi diventa la tutela collettiva. Roberto, grazie, perché so che per te è stata una giornata... Già ieri volevamo sentirci, non ci siamo riusciti, oggi ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto e a tutte quante le amministrazioni e a tutti noi cittadini. Grazie mille Roberto. Grazie a te, grazie Marco. A presto. Grazie.